Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2. Siamo al quinto gameplay qui su Lords of the Fallen ed è il primo gameplay che gioco dopo aver caricato un episodio sul canale. Quindi oggi posso anche interagire un po' con voi, rispondere ai vostri commenti, togliervi qualche piccolo dubbio. Allora, io devo ancora capire bene come giocare, perché ho appena ricevuto il vostro feedback e mi avete detto che l'episodio da 28 minuti non vi ha infastidito più di tanto. C'è qualcuno a cui non piace il gioco e va bene, però mi avete dato dei pareri piuttosto positivi su quella che era l'impostazione del gameplay. Quindi io adesso non so se l'episodio 2, l'episodio 3 e l'episodio 4 vi piaceranno, però ragazzi, io sto andando avanti perché il gioco mi prende, mi cattura, mi sto divertendo e questo qui mi stava quasi ammazzando, per dire. È stata una rissa violentissima. Vabbè, ok, lì c'è un boss e lo ripeto, c'è un boss ed è anche piuttosto pericoloso. E qui abbiamo trovato una sorta di passaggio segreto che ci dà l'opportunità di cambiare strada. Allora, qui c'è un cattivone. Questo lo possiamo tranquillamente combattere perché non è troppo pericoloso. Io adesso sono un paio di giorni che non gioco, quindi potrei essere arrugginito nel combattimento. Anzi, sicuramente sarò arrugginito nel combattimento. Ok. Locchiamolo. Beh, però non sta andando male. Potrei fare molto di peggio e invece... Allora, ecco, l'ho fatta la cazzata, però l'ho ucciso, dai. Mi sono fatto dare soltanto un colpo. Sì. No, m'ha ucciso. Questo mi ammazza sempre, ragazzi. Mi ammazza sempre. Comunque, la domanda principale che mi sono posto dopo aver fatto il gameplay è stata: sarà meglio tagliarli questi gameplay? Cioè andare così a mostrare il succo di quello che è la partita, oppure sarebbe meglio farlo vedere per intero come in questo caso? Molti di voi probabilmente avranno visto passare questo Lords of the Fallen e magari sono indecisi se prenderlo o no. Sapranno sicuramente delle fortissime analogie che ci sono con la saga Souls e magari si stanno chiedendo se sia il gioco adatto. Via! Allora, il concetto è lo stesso di Dark Souls, il gioco è parecchio diverso in tante meccaniche, ma molto molto simile nel core. Là! Ok. Questo lo combattiamo qui, che abbiamo un po' più di spazio, perché questo effettivamente si muove tantissimo. Ed è un rompiballe e un altro po'. Vedete? Riesce anche a fare dei roll, a schivare con una certa abilità, ma messo alle strette, anzi messo alle larghe, perché qui avevo spazio per muovermi, non è stato difficile fargli il pelo e il contropelo. E qui abbiamo il nostro ragno. Oppure no? Ah, quindi era una sorta di boss? Era una sorta di boss, non me lo ritrovo di nuovo qui. Oh, 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 questo è molto interessante. E questo cambia di parecchio alcune cose. Ci sono dei mostri che tornano in vita e dei mostri che invece non tornano in vita, ragazzi. Quindi è come se fosse un boss. Quel grosso ragno, che tra l'altro mi preoccupava dover riaffrontare, non era un mostro come gli altri, era una sorta di boss. Questa porta era chiusa anche l'altra volta. Ok, non è che tipo io possa saltare qua sopra? No, niente, ci passo proprio attraverso. Pensavo ci fosse una sorta di passaggio segreto. C'è una corda qui. Ah, non credo serva a qualcosa. Mi sa che dobbiamo proprio affrontare il nemico faccia a faccia, ragazzi. Dobbiamo risalire, però. Da dove dobbiamo risalire?
Ah no, aspettate, aspettate però. Si possono ancora esplorare queste zone. Allora, utilizziamo il nostro maglio magico. Perché non riesco a alloccarlo? Ok, questo è morto. Quello è cieco, quindi è meglio che io lo accoltelli alle spalle. Porca vacca. Fuori. Ok, sto maglio magico può tornare davvero molto molto utile in certe situazioni, ma in altre è più un casino che altro. Allora, apri. Chiave usa. Ho usato una chiave. Nuova area, ragazzi. Io sto cercando di rimandare il più possibile il momento in cui affronterò il boss. E è la mia sesta notte di guardia. I fuochi all'orizzonte si sono spenti. È caduta una coltre di silenzio. Forse i Rogar si sono ritirati. Spero che gli abitanti possano tornare presto a casa. Ok. Sentinelle, messaggi scritti da sentinelle, insomma, uomini di guardia qui al castello. Dai, tu ti rialzi su, non è che ormai non mi fate più la sorpresa, lo so benissimo che ci sono dei mostri che si rialzano. E so benissimo che il modo migliore per ucciderli è sparargli un colpo col maglio e incaprettarli. E muori. Però dal momento in cui ha ricevuto il primo colpo è diventato un bastardo. Proprio mi ha attaccato senza esitare. E sta porta? Sta porta credo che mi condurrà dall'altro lato di questo passaggio, quindi lì. E mi aspetta quel tizio. Va bene, l'importante è sapere cosa ci aspetta. Ora, a meno che invece di uno ce ne siano sette e io non li abbia notati. Sapete cosa? Il tizio è distratto. Quindi perché non... Via, via. Ok, via, 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 via. Me lo porto di qua. Questo posto è veramente scomodo per combattere. Porca vacca. Meno male che quelli sono lenti. Proverò ad utilizzare lo scudo. Via. Via. No, 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 no. L'anima di Dark Souls proprio. Caschi giù, ma sono stato io un coglione a combattere su quella passerella. Sono stato veramente un coglione, ma di quelli proprio ragguardevoli. Ok. Andiamo a recuperare i nostri punti qua sotto. Oh. Perfetto. Fortunatamente. Ok, abbiamo recuperato la nostra esperienza. Ce ne possiamo andare. E beh, oh, ragazzi. C'è un tempo per combattere e un tempo per scappare. Questo per me era il tempo di scappare. Ok. Mettiamo via i nostri punti. Non ci penso neanche un pochino. Ok. Punti caratteristica, abbiamo un punto caratteristica. Vediamo se sia il caso di accrescere resistenza, agilità. Le armi veloci aumentano danni inferti e aumentano leggermente la tua energia. Potremmo incrementare la velocità, cioè l'agilità. E abbiamo un punto incantesimo. Noi abbiamo inganno per il momento. Requisito fede, livello successivo. Preghiera. Non posso aumentare nulla. Nulla perché mi manca la fede. Ok, ho messo in salvo i miei punti e adesso mi aspetta un combattimento piuttosto impegnativo. Tra l'altro non ricordo bene la routine di questo tizio. So che devo sicuramente schivare questi attacchi. Vabbè, qua ci arriva anche un imbecille. Che imbecille che sono, mi sono messo a bere mentre quello aveva
Avrei dovuto premere un altro tasto, ragazzi. Non avrei dovuto premere quello. Vabbè. Poco male, poco male. Il combattimento era iniziato da pochissimo. Non è che posso scappare tipo da queste parti così non mi vede? Oh, gli ho tolto qualcosa con il mio maglio magico, eh. Ci sono riuscito. Oh, via, 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 scappa. Ok. Incaprettamento alle spalle, iniziato. Sarà molto lungo questo gameplay. Sto coso non ho mai capito bene cosa faccia in realtà. Cosa? Ah. Ok, adesso vengono fuori i suoi sgherri. Sgherri che noi possiamo tranquillamente iniziare ad indebolire così. E poi ci concentriamo su di loro. Là. Bella ragazzi. Fiocinato. Anziché no. Non mi prendi, non mi prendi, ho capito quando devo rollare. Oh, gli ho tolto un bel po', ragazzi, eh. A volte tira due attacchi di quelli dalla distanza, a volte ne tira uno solo. Probabilmente è tutto legato a quanto io sia o meno defilato rispetto a lui. Adesso ci aspetta il suo amichetto qui. Iniziamo sempre col maglio e poi attacchiamo semplicemente così. Ok, cavolo è successo? Oddio! Ah, ho il tempo per eliminare il tizio? Giuda. Oh, mamma mia, ragazzi. Che casino. Bevi, bevi. Perché questo è vero che non one shotta, ma comunque fa malissimo quando fa quell'attacco. Oh, cacchio, cacchio, cacchio. Io questi li odio proprio. Merda. Questi rompono proprio le scatole. Ma dai, l'ho mancato. Ma come ho fatto a mancarlo? Sì. Mamma mia, questi mi mettono veramente in difficoltà perché sono più veloci di qualsiasi altro mostro io abbia affrontato finora. Ho colto una buona occasione per attaccare, anche se... Vacca, sta mossa è veramente fastidiosa. Perché le pietre scendono giù in maniera veramente casuale. No! Si è chiuso di nuovo. Chi evochi adesso? Chi evochi? Sempre un altro rompicoglioni di questi. Ma morirai prima o poi, porco demonio. Scusate ragazzi se non parlo sempre, ma veramente sono concentrato oltre ogni dire. Sì, qualcosa gli ho tolto. Bene, dobbiamo aspettare che il nostro mana si ricarichi per tirargli un'altra breccola con questo. Dai, dai, lo so che vuoi fare quella mossa lì che ti scopre tanto tantone. Quella che piace a me. No. Magia insufficiente? Come magia insufficiente? Oh, porca.
Sì. Oh. Ho perso l'occasione di dargli un colpo come si deve, ma poco importa. La cosa importante è che io non mi faccia colpire. Ecco. Il problema è che quando mette sto scudo diventa davvero complicato. Ecco. Madonna, ragazzi. Ho avuto un culo, ho avuto un culo. È vero che il suo colpo non era arrivato direttamente a me, mi sono compenetrato con la spada subito dopo, ma no. Chiunque arrivi. Occhio. Oddio, ma ce ne sono due. Devo eliminarne uno subito. Cazzarola. Sì. Ok, questo è andato. Mamma mia. Sì. Oddio, sì. È partita l'animazione, l'ho backstabbato. Ottimo. Questa animazione mi ha salvato la vita. Sì. Ottimo. Ok, bene. Adesso sono cazzi miei, molto probabilmente. Lo sapevo che ce n'erano due. No. Maledizione a me. Sono stato molto distratto nella seconda parte del gameplay, ragazzi. Anzi, del combattimento. Sono stato molto distratto perché nella prima parte ho fatto veramente una buona partita. Certo, avrei potuto pozzarmi una volta in meno. Avrei potuto prendere una pozione in meno e non avrei dovuto essere così conservativo nella seconda parte. Comunque, la mia strategia si sta lentamente delineando, ok? Sembra che io abbia un po' più chiaro il da farsi. Noi ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi, fatemi sapere se questa serie vi piace, altrimenti vado avanti con il gioco, faremo la recensione, ma i gameplay li fermo.